eccola qui, appena arrivata Tesla Giga Beer dentro questa scatola che sembra un po' un computer portatile. Elon Musk fa un qualcosa senza senso, marchia una birra con appunto il nome di Tesla. Ciao a tutti ragazzi, io sono sempre Luca e bentornati sul mio canale Row Therapy. Oggi non sono solo, ma bensì ho invitato anche Dario. Ciao, ciao, grandissimo. Un grandissimo esperto di birre, perché appunto dovevamo assaggiare insieme questa birra che, attenzione, lo scandalo subito qual è? Tre bottiglie, 89 euro. Pazzesco. Allora, si tratta chiaramente di un qualcosa di limitato, nel senso non è che adesso Elon Musk dalle auto vuole cominciare a vendere le birre, però appunto ha creato questa bottiglia qui ultra futuristica che penso voglia anche un po' celebrare quello che uscirà, e cioè il Cybertruck, ma più che altro vuole celebrare la fabbrica di Berlino, che appunto ormai è a pieno regime da circa un anno, più in particolare si chiama appunto Gigafactory di Berlino, e sta rifornendo tutta l'Europa con appunto essenzialmente Model 3 e Model Y. In passato avevamo già visto prodotti del genere di Tesla, perché aveva fatto anche una tequila super costosa, mi pare che costasse sui 200 euro, era fatta a forma di fulmine, molto bella, però di fronte alla birra di Tesla non ho saputo proprio resistere. Hai fatto molto bene. Perché? Perché come vedete alle mie spalle, diciamo che qualche birra l'ho bevuta in passato, soprattutto con quest'uomo qui, che è un po' il mio guru delle birre, ah no, mi ha insegnato tutto. Poi divento rosso, poi divento rosso. Comunque se ne intende veramente molto, e quindi ho detto chi meglio di lui insieme a me può giudicare questa singola bottiglietta da 30 euro alla fine, perché sono 90 euro per tre bottiglie che sono contenute dentro questo astuccio, sembra un po' un contenitore di profumi, però appunto l'ho messa in frigo e adesso siamo qui pronti per berla. Che cosa possiamo ancora dire prima di iniziare a versarla in questi bicchieri, che non so se sono adatti per l'occasione? No, non tanto, però solo questi. Ma va benissimo lo stesso, perché l'importante è che sia buona. Dicendo velocemente che cosa c'è sul sito per questa birra che io ho comprato in tutta, diciamo, fretta, e in realtà è ancora disponibile, se vi interessa potete prenderla. Questa Giga Beer emula le forme del Cybertruck che è un pick-up che conosciamo molto bene, tutto squadrato, quindi bellissimo. Anche la bottiglia qui è tutta squadrata, e appunto questa birra in particolare onora i 500 anni di tradizione della produzione della birra tedesca. Quindi goditi questa birra Pilsner, è una Pilsner. Godiamocela. Bene, poi vabbè, qua un po' di descrizioni a caso: cyberlupoli e note di agrumi, bergamotte, frutta dolce. Ogni bottiglia ha una cusura nera e filigrana giga luminescente. Ah, quindi no, la luminescenza è penso è solo nella... Ah, ok, perfetto. Okay, nella scatola. Sono ancora emozionato per questi cyberlupoli. Per quanto riguarda la luminescenza di queste bottiglie di birra, non è affatto facile dimostrarla. Quello che ho notato è che c'è questa scritta, haha, Prost, con il riccio che appunto vi augura buona bevuta, ed è lo stesso riccio che vi saluta quando ordinate una Tesla sul loro sito, e in questo caso ha in mano appunto una bottiglia. Questa scritta qui in teoria dovrebbe diventare luminescente, anche se non è così banale farlo, perché probabilmente deve prendere moltissima luce. Infatti adesso se alzo questa bottiglia e la porto all'ombra, andiamo velocemente, come potete vedere non si vede proprio nulla. Brewed in Berlin, 5 gradi di alcol. Di alcol, certo, volume alcolico. E vabbè, ingredienti: acqua, malti, luppoli, cyber hops. I cyber hops e ovviamente lieviti. Direi che possiamo andare ad aprirla e capire un po' se è una trovata commerciale oppure è veramente buona.
perché comunque esistono delle birre nel, adesso appunto 30 euro per una singola bottiglia, ma per 330 ml è già un bel prezzo. È già un prezzo elevato, però esistono beh. Indubbiamente il mercato fa queste cose, quindi fa. Magari è super buona, anche se una Pilsner da 30 euro Non l'abbiamo in effetti mai vista. Ok, quindi è il momento di aprirla. Vado? Vai. Sì. Ah, perfetto. Sono un po' spaccata, però. Ah, eccola qui. Cos'è? Ok, è un profumo, cioè. Dai, okay. Ma cos'è? Diciamo che per 30 euro potevano verniciarla questa bottiglia. Sì. La plasticaccia sì, così. La plasticaccia non è proprio bella, eh. Vado a prendere la prima bottiglia. Vabbè, non ci sembra un bellissimo colore, così a prima vista. Poi non sembra magari birra. Nel bicchiere non sembra birra. Non so se l'ho versata. Vai, versa il vers... Ok. Le versiamo proprio. Facciamo. Ok, me ne sono messa più io, va bene. Colore da così è un po' meglio, almeno è migliorato. Che un dici? Pochetto torbida, Bella torbida, sì. Bella torbida, la schiuma molto bella comunque. Schiuma sì. Bella nonostante il bicchiere non sia assolutamente adatto, perfettamente adatto. Però comunque. Cin. Ha un bel profumo. Allora, il profumo, come diceva Dario, è buono, nel senso... Non è malvagio. Dei buoni lupoli, sì. Belli, no? Cioè, sì, è molto agrumata. Ricorda vagamente quasi una IPA, ma proprio quasi, molto dai. Alla lontana, come... Il gusto a me non dispiace, nel senso, non mi sembra una Pilsner proprio classica. Sì, ma sicuramente merita la sufficienza. Però dai. Però è buona, si fa bene. Infatti, stavo per dire, si fa bene. È piacevole, assolutamente. Ma, nel senso. Amara, cioè, un gusto amaro. Bella amara, che ti... cioè, per una Pilsner, non so se è normale. È amara, hanno voluto puntare sicuramente su... Qualcosa di più beverino. Qualcosa di più beverino, una luppolatura abbastanza spinta. Infatti proprio sta Pilsner non la vedo meglio, perché a me piace di più, nel senso, quindi, cioè, alla fine, trovata commerciale o meno, ma adesso stiamo concludendo un po' il video in questa degustazione, è sicuramente una trovata commerciale, indubbiamente. Sì, sembra così, sembra un crodino. Allora, diciamo, diamogli un prezzo che pagheresti volentieri per questa birra, per bertela sul divano d'estate con gli amici, eccetera. Queste birre vanno bevute il anche prima perché possibile. Queste dopo poco degradano. Assolutamente. Tra qualche anno saranno da buttare. Assolutamente, 6 mesi. Il mio consiglio è 6 mesi. È molto buona, 30 euro per me ne vale 6-7. 5-6 euro? 5-6 euro li pagherei volentieri. Sì. È perfetto, sì. Meno buona. Ancora meglio. Meno ancora meglio, in dubbio. E questo birrificio Brew Uni lo conoscevi? No, se la trovassimo a 30 euro negli scaffali non la comprerei. Vabbè, una bottiglia senza. Una bottiglia. Da fuori campo hanno appena detto è una Moretti un poco più evoluta, che boh, ci sta, perché comunque, ripeto, è un giudizio negativo, ma non è vero, cioè, nel senso, è una trovata commerciale, ma è buonina, particolare, bella a primo impatto, un po' deludente quando l'aprite, secondo me. Sì. Perfetto ragazzi, ultimo sorso e se ne vanno via i soldini. Grazie. Vabbè. Per questa bevuta, Luca, è stato un piacere. Devo dire che probabilmente ripeteremo, magari facciamo un piccolo podcast di birre. Questa qui è stata, sì, voleva essere un video clickbait a tutti gli effetti, però è stata una bevuta piacevole. Spero che vi sia piaciuto questo contenuto anomalo per il canale, ma come sapete mi piace sempre sperimentare. Non lo so, probabilmente adesso ne vado ad aprire un'altra, perché ma sì, crepi la varietà, tanto la vendono ancora, certo, posso farne altre, sono solo 90 euro alla fine, 90 euro vanno, vengono, cioè 3 bottiglie 90 euro, ci sta. 3 bottiglie 90 euro,
No, non ci sta. No, più o meno con 90 euro penso che ne compriamo una decina. Ne compriamo una decina di birre molto buone, sì. Molto buone, sì. Non queste. Dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, devo ammettere. Detto ciò, spero che vi sia piaciuto questo video. Grazie a Dario. Ciao grande, alla prossima. Alla prossima e se vi fosse piaciuto lasciate un bel like, commentate e noi ci vediamo nel prossimo video. Cheers!